Mariano Sabatini, siamo in un ambiente splendido, pieno di libri e devo dire che il personaggio di cui parleremo oggi ha a che fare molto con i libri perché ha avviato, se vogliamo, intere generazioni proprio alla lettura e in questo programma, diciamo che è un po' intriso nell'inchiostro, mi piace parlare di Luciano Rispoli. Beh, grazie perché gli volevo molto bene, perché gli devo tutto e credo che come me gli debbano moltissimo, come, come diceva lei, molti italiani, nello scrivere questo libro mi sono reso conto dell'affetto di cui è circondato ancora oggi e anche del fatto che per esempio a parola mia presero parte come concorrenti quando ancora non erano... Scrittori molti futuri scrittori, Lara Cardella, Simone Perotti, altri che in questo momento non ricordo, ma comunque anche intellettuali, futuri intellettuali, estimatori del, del programma erano Enrico Brizzi, scrittore anche lui, il cantautore Morgan. Insomma, da davvero, Intere come diceva lei, che, che sono generazioni passate. che sono state avviate all'amore per la lingua italiana e all'uso all dei libri. Oggi sembra quasi impossibile, ma. E invece allora era proprio così. Era così, diciamo, ricordiamo per quei pochissimi che non sanno riconoscere nella memoria Luciano Rispoli. Eh, come c'è Mike Bongiorno che si ricordava con quell'allegria, c'erano delle parole. Lui aveva proprio il titolo del suo libro, Ma che belle parole, con quella voce un po' per sì. delle adenoide che aveva, aveva, ricordano tutti questi: Ma che belle parole quando lui interrompeva l'ospite appunto con questo intercalare, se vogliamo. Sì, lo faceva di fronte al professor Beccaria che riuscì a far diventare una star. Da un linguista accademico della Crusca, docente di storia della lingua all'Università di Torino, divenne un, un personaggio da bestseller perché i suoi libri divulgativi sulla lingua italiana cominciarono a scalare le classifiche. Lo Pescò a Helsinki, dove stava facendo un, un convegno sulla lingua italiana, e lo convinse a farsi coinvolgere in questo gioco popolare sulla lingua italiana. Milioni di telespettatori che si appassionavano. Alle etimologie, ai modi di dire, alle frasi fatte, eh, scrivevano, assistevano alla stesura di un testo in diretta, cosa non semplicissima, di un testo mh, di analisi letteraria oppure di attualità, eh, e poi si consigliavano libri, e io a 14 anni guardavo quel programma, me lo bevevo e Ero appassionato e di Parola Mia e di Risfoli e compravo tutti i libri che, che venivano segnalati. Su questo programma di Rai 1, Benemerita Rai 1, segnalava e diffondeva il virus della lettura. All'interno all di questi programmi. Che sono, diciamo, ci sono dei tipi di programmi proprio che sono stati inventati o suggeriti da Luciano Rispoli, sia in radio che in televisione. Sì. Programmi che poi magari hanno avuto altri titoli nel, nel futuro, nei tempi successivi. Che so, il 3131 per la radio è stato chiaramente con lo, la, lo, la zampa, l'unghiata, diciamo, di Luciano Rispoli. O programmi che sono stati, come dire, i eh, talk. Forse il primo talk che era l'ospite delle due, che Luciano Rispoli faceva in televisione, con questo suo tono assolutamente. Eh, non dico lento, diciamo, diciamo però che aveva un suo ritmo placido. particolare, placido, che dava l'idea di una persona eh, comunque, tranquilla, serena, che comunque non vuol dire senza carattere. No, aveva un carattere molto determinato, perché forse vale la pena dire che io ho lavorato con lui 15 anni, eh, sono stato amico per 20 anni fino alla, alla scomparsa, eh, aveva un carattere molto forte, come tutti i personaggi eh, che lei ha citato, lui iniziò con Tortola nelle radiosquadre, eh, per questo secondo me si può definire un padre fondatore del servizio pubblico. Ehm, sapeva cosa il pubblico ehm, voleva da lui e, e nessuno avrebbe potuto distrarlo da, da questa intenzione. Ha proposto la Radio Moderna con chiamate Roma 3131... Su cioè con gli interventi del del pubblico, dei telespettatori al telefono... Dei radioascoltatori, dei radioascoltatori al telefono, laddove prima la radio era molto paludata con, presen con presentatori, diciamo così, laureati, annunciatori. Era uno scandalo sentire la voce del pubblico alla radio. Oggi la radio vive di quello. Certo. E poi anche molta televisione è stata ibridata dall'uso del telefono. Se lei pensa alla Rai 3 di Guglielmi che è mancato in queste, in queste settimane, eh, telefono giallo era tutta incentrata sul, sul telefono, I molti aiutini, poi è sempre l'uso che si fa dello strumento, no? Si può usare il telefono in modo nobile, ma anche per gli certo. aiutini, i fagioli, eccetera. Certo. Ehm, quindi molta radio ha condizionato anche la televisione che sarebbe venuta nel 75 ha proposto il primo talk show. Io ho trovato un articolo del Radio Corriere di Giuseppe Tabasso che parla dell'ospite delle due del 1975 come del primo esempio di talk, di show, talk show in Italia. Nel 76 sarebbe poi arrivato. Bontà loro di Maurizio Costanzo, che ha reso il talk show popolare e sui toni aggressivi che conosciamo oggi. Ma il primo è stato sicuramente Luciano Rispoli. Una cosa di cui la Rai si deve vantare e lo fa perché in questo novantennale sarebbero i 90 anni dalla nascita di Luciano Rispoli, quindi un bel compleanno rotondo e felice, perché non stiamo festeggiando i 90 anni dalla scomparsa, ma dalla nascita. La Rai ha voluto riappropriarsi di un format, secondo me, all'epoca sperimentale, oggi sicuramente riproponibile, che è pranzo in TV. Su Rai Play c'è la prima serie di, ranzo, di pranzo in, ti, in tv dove era un vero pranzo, cioè c'erano persone pranzo, intorno al desco venivano serviti sì, Prima di, di sera, in seconda serata, e poi al posto di Pronto Raffaello. Si ragionava, si ragionava, si parlava ospiti famosi Cordiali, in maniera cordiale e famosi. E di là dal fatto che moltissimi vantano l'invenzione del dinner talk, il, il dinner talk, come viene definito oggi, all'epoca era soltanto un pranzo in tv, se pensiamo anche di altri di personaggi Rispoli. della televisione, lo stesso torto lo stesso Portobello, conteneva a sua volta frammenti che poi sono esplosi esatto. e a loro volta sono diventati trasmissioni di successo, ma insomma questo è anche il percorso della televisione e della radio, così come il riproporre, diciamo così, eh, ogni prodotto è figlio del proprio tempo riproporre esattamente quel tipo di format a distanza di 20-30 anni forse non, non funziona, funziona. c'è stato anzi proprio su un prodotto di rispuli forse il tentativo che non ha avuto il successo comunque no. non era probabilmente calzante esattamente il momento. lo facemmo insieme era la riproposta di parola mia eh, su Rai 3 per il per Rai, Rai Educational all'epoca si chiamava di Giovanni Minoli Là era sbagliata la collocazione nell'orario nell prandiale, cioè contro i telegiornali, contro Beautiful. Eh, parlare di lingua italiana sì, certo, luna, però, diciamo, alle 13.05 era un po' difficile. Comunque aveva un pubblico appassionatissimo e io non ho mai. Ero io coautore de, co dei testi insieme a Laura Lombardi e a Guido Clericetti e non ho mai percepito nel momento in cui si è annunciato che non avremmo proseguito una ondata di indignazione e di affetto da parte del pubblico riverberato sui giornali, lettere sui giornali, lettere alle direzioni. Ma non stato il nulla tempo va far così. Comunque, all'interno appunto del programma c'erano tre prove che sono abbastanza curiose, cioè quelle legate all'italiano, quindi diciamo il fatto di andare a indagare nella nostra lingua che era conoscere l'italiano, usare l'italiano e amare l'italiano. Conoscere l'italiano era legato alle definizioni, ai modi di dire, alle, alle etimologie, quindi si può capire che era un quiz che coniugava cultura, informazione e intrattenimento sui toni popolari, ma era basato sulle conoscenze reali, non era risposta multipla. Cioè, gli studenti chiamati a concorrere a parola mia dovevano conoscere la lingua italiana, certo. eh, usarla, perché dovevano stendere un testo di 15-20 righe in diretta, era tutto in diretta, e amare l'italiano perché c'erano attori di grande fama che leggevano, eh, da par loro, diceva Rispoli, pagine della letteratura o, po o di poesia e poi i concorrenti davano mh, la loro analisi poetica letteraria, quindi insomma, era un talent un show vero lavoro, e proprio. Un grosso è vero, è un lavoro Niente molto a che vero. vedere con gli attuali game show che sono a risposta multipla basati sulla, sulla fortuna, sulla velocità, era un'altra cosa. Era esattamente un'altra cosa, ma sono contento comunque perché nel 2022 ci sono i 90 anni di Luciano Rispoli, aver raccontato un po' un alla po'. televisione di zio Luciano. Grazie. Mariano Sabatini, grazie. Grazie.